casa, i nostri ricordi, la nostra vita, il nostro passato, il nostro essere, era tutto lì. Io ho avuto giorni, anni, settimane, mesi bellissimi qui e molto contento. Molti amici, parenti e conoscenti che venivano a trovarmi così mi dicevano: ah, che bello, che sì, vedevano come vivevo, come stavo. E poi ad un certo punto tutto è andato, tutto è sparito e tutto si perde tutto. Perdere tutto, tutte le cose materiali ovviamente, perché io sono qui e mio figlio è qui pure, cioè molti hanno perso familiari, amici, parenti, figli, mamme, c'è una cosa tremenda. La sensazione ovviamente era quella di essere in trappola, come un animale che va di qua e di là cercando di sopravvivere, perché la casa mia, l'appartamento mio era pieno pieno di fumo e io ho cercato di uscire due volte, non ce l'ho fatta perché il fumo che c'era era così nero, così caldissimo, così denso, ma non era impossibile respirare. Io ho cercato per qualche secondo e ho detto: se io faccio un errore qui sarà l'ultimo errore della mia vita. Sicché ho dovuto ritirarmi dentro, mi sono organizzato per combattere il fumo che entrava dalle fissure delle finestre, asciugamani e lenzuola bagnate dappertutto per non far entrare il fumo. E poi verso le 6:05 sono stato portato giù da due pompieri, mi hanno aiutato e nel giro di due minuti e mezzo al massimo dal decimo piano siamo scesi. Io sono inciampato una volta in un cadavere, una persona che non ce l'aveva fatta. Non mi sono reso conto di niente perché io ero totalmente cieco, nel senso che avevo uno sciomano grande nella mia testa bagnato, e ho portato con me solo uno zainetto con il computer, vari documenti, passaporti. E io oggi ho detto proprio al leader dell'opposizione, Jeremy Corbyn, ho detto: guarda, che in Italia si dice noi stiamo respirando sul vostro collo. E lui ha detto: ah, mi piace questa espressione. Ho detto: lei è il capo dell'opposizione e questo è il compito vostro, assieme a tutti quelli del Grenfell United. E oggi lo speaker della Camera ci ha detto che molti punti che sono stati già raggiunti da questo governo sono stati fatti per noi, tramite noi, perché noi abbiamo combattuto, non ci è stato dato niente per far sì che questo tipo di cladding non esista più, che dei soldi siano stati stanziati dal governo, inizialmente 400 milioni e ora altri 200 milioni. Noi non ci fermeremo fino a che la giustizia sarà fatta, ma il nostro ultimo obiettivo è che mai, mai più una cosa del genere succeda da nessuna parte. Moltissimi errori sono stati fatti quella notte. E praticamente si viaggiava a vista. E i pompieri non erano assolutamente preparati, molti molti di loro sono stati veramente degli eroi, però con la scusa del rimanere dentro i nostri appartamenti è stato perso tempo prezioso e molte persone sono morte per questo, incluso i due poveretti, i due italiani, Marco e Gloria, che loro hanno obbedito ai comandi loro dati e non ce l'hanno fatta. Una cosa che fa molto arrabbiare è che il comune, il council di Kensington and Chelsea, un comune molto molto ricco, aveva una riserva di soldi liquidi più di 250 milioni e loro, e per fare per fare questa torre sicura al 1000 per 1000, avrebbero dovuto spendere qualche milione in più, uno, due. Se loro avessero speso il necessario, io non dico per fare il lusso o per fare, ma per mettere tutto in sicurezza al 1000 per 1000, con dei controlli, con materiale di primo piano, con dei controlli, tutto questo non sarebbe successo. 72 persone non sarebbero morte. Viviamo in un posto dove i soldi ci sono, ma è mancata la volontà politica di fare le cose bene. Ecco, tutto là. E questo non può succedere ed è inaccettabile.